motivo di lavoro! Noi vogliamo un lavoro! Da ieri è iniziata una mobilitazione permanente, che è iniziata con un presidio alla prefettura, e ogni giorno i lavoratori decideranno le loro saranno in mobilitazione. Oggi siamo qua all'ASP perché abbiamo una questione aperta molto grave, parte di questa avvertenza che sta andando avanti da due mesi, da oltre due mesi a Brignano nel magazzino ex Conenagel, ora acquistato dalla Camila Italtrans. Praticamente in questo magazzino noi chiediamo le garanzie del posto di lavoro perché ci stanno costruendo le condizioni per sostituire i lavoratori che ci lavorano da 10-15 anni tramite altre cooperative perché vogliono lavoratori che pagati di meno e che accettano di lavorare anche in condizioni di non sicurezza. Infatti, grazie a un nostro esposto, l'ASL ha fatto un sopralluogo, l'ASL di Treviglio ha effettuato un sopralluogo il 18 dicembre nel magazzino e tramite un verbale ha certificato che ci sono condizioni di non sicurezza che dal nostro punto di vista e da quello dei lavoratori dovevano portare ad un blocco di questo magazzino, al ripristino immediato delle condizioni di sicurezza. Invece ci troviamo di fronte a un blocco, diciamo, anche da parte dell'ASL che tramite il direttore Bruno Pesenti dell'ASL di Bergamo ha di fatto commissariato l'ASL di Treviglio, che invece in effetti ha fatto il suo mestiere, perché sta impedendo che i lavoratori sindacato possano conoscere e parlare direttamente con gli ispettori che hanno fatto l'ispezione. Tra l'altro abbiamo saputo che proprio questa mattina sono entrati in magazzino mentre noi siamo in sciopero e quindi li stiamo aspettando qua. Chiaramente noi abbiamo varie problematiche aperte perché noi abbiamo chiesto l'intervento di tutte le istituzioni, dal prefetto fino alla direzione del lavoro e anche all'ASP, perché per ripristinare le condizioni di legalità in questo magazzino, e quindi questa mobilitazione andrà avanti, perché comunque nonostante ci sia stato 7 gennaio un nuovo incontro in prefettura, tutti i soggetti, cooperativa Rotar Service, consorzio Quick Service, Camila Italtrans che gestisce il magazzino logistico di vedrà coinvolti i lavoratori ogni giorno con iniziative che verranno decise, in cui il punto di riferimento è la prefettura, perché in Italia non esiste, la prefettura si deve mettere in campo per avere delle clausole di salvaguardia nei cambi appalto, perché non esiste che in Italia arriva una cooperativa, cambia nome e nonostante il lavoro c'è i lavoratori vengono buttati fuori. Noi non ci stiamo a questo gioco, che purtroppo questo gioco vede coinvolti anche CGL e CISL, perché nel contratto nazionale del trasporto merci logistica a cui questi lavoratori sono soggetti, non c'è un vincolo per assumerli, c'è solo a me, e quindi chiaramente se non c'è un vincolo ogni volta questi lavoratori possono rischiare di essere lasciati fuori. Quindi la cosa che noi dal punto di vista dell'avvertenza è molto semplice: Camila, oltre alla cooperativa e al consorzio, che Camila è quella che gestisce l'appalto ex Conenaga qua di Brignano Geradadda, oltre 250 lavoratori, nato nel 2006, che faceva 20.000 colli al giorno e oggi ne fa 200.000, il giro d'affari di milioni di euro ogni giorno, deve dare la garanzia del lavoro, deve scrivere nero su bianco che in caso ci sia un cambio appalto questi lavoratori manterranno il loro posto di lavoro e noi riprenderemo a lavorare, chiaramente una volta che verranno ripristinate le condizioni anche di sicurezza e di legalità del contratto nazionale e tutto il resto all'interno del magazzino.